I medicinali equivalenti sono guardati spesso con diffidenza da molti pazienti, anche a causa di informazioni spesso scorrette che si sono diffuse sulla loro presunta minor qualità rispetto ai farmaci di marca, i cosiddetti medicinali griffati. In questa puntata di Informa Salute vi forniremo chiarimenti su aspetti di grande rilievo come composizione, eccipienti e soprattutto bioequivalenza. Informazioni utili a definire in maniera esaustiva che un medicinale equivalente ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa del medicinale di riferimento e rispetta i tre requisiti fondamentali necessari ad ogni medicinale per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio, ovvero qualità, sicurezza ed efficacia. Non dobbiamo poi dimenticare che i farmaci generici costano almeno il 20% in meno rispetto ai farmaci di marca. Questo costo inferiore è dovuto al fatto che questi farmaci contengono principi attivi non più coperti da brevetto, quindi le ditte produttrici di farmaci generici devono sostenere solo le spese di produzione e non quelle di ricerca. I farmaci generici sono nati con l'intento di far risparmiare soldi al Servizio Sanitario Nazionale e ai pazienti. Si è calcolato che mediamente una famiglia italiana utilizzando i farmaci generici potrebbe risparmiare 60 euro l'anno. Se l'uso di questi prodotti si diffondesse maggiormente, il risparmio per le casse dello Stato sarebbe rilevante. Questo termine può sottintendere un farmaco di qualità inferiore o di sicurezza inferiore rispetto al farmaco così denominato di marca, meglio definito specialità. In realtà il termine generico è stato sostituito dal termine equivalente, cioè ha la stessa equivalenza ed è uguale al farmaco di marca. Qual è l'unica differenza fra il farmaco di marca e il farmaco generico? Ed è essenzialmente il prezzo, perché il farmaco di marca deve scontare tutta la ricerca clinica che sta a monte e quindi la ditta produttrice deve ammortizzare questo costo. Una volta scaduto il brevetto, che generalmente dura circa 20 anni, altre ditte possono produrre lo stesso farmaco, quindi con lo stesso principio attivo, ed è appunto il principio attivo che cura, che tratta le diverse patologie. Anche per il farmaco generico la ditta ha necessità di produrre determinati studi clinici di confronto col farmaco di marca che ne dimostrano la stessa efficacia e la stessa sicurezza. E inoltre anche il farmaco generico deve rispettare determinati standard quantitativi secondo le normative europee e italiane. Via via che il brevetto del farmaco di marca, diciamo, scade, logicamente c'è l'immissione in commercio da parte di diverse ditte, come dicevo prima, di farmaci generici. E quindi a tutt'oggi ce n'è tantissimi che curano ormai la gran parte di tutte le patologie. Come fa il cittadino a sapere se c'è il farmaco? Si deve rivolgere innanzitutto al proprio medico e si deve far consigliare anche dal farmacista. L'unica piccola differenza che ci può essere fra il farmaco generico e quello di marca sono le sostanze che vanno a comporre poi il farmaco, i cosiddetti eccipienti, che possono ad esempio servire a modificare il sapore o a modificare la solubilità in acqua di un determinato farmaco. Ci possono essere anche delle intolleranze specifiche a un determinato eccipiente che però può essere contenuto anche nel farmaco di marca. Quindi il cittadino si deve sempre rivolgere al medico prima di assumere il farmaco, che saprà poi indirizzare al farmaco migliore. I farmaci non sono dei beni di consumo, ma sono dei beni di salute, prodotti preziosi e speciali.
Preziosi perché servono per curare e prevenire le malattie, speciali perché devono essere assunti attenendosi scrupolosamente alle indicazioni che sono riportate nel foglietto presente all'interno della confezione. È importante sapere che i farmaci sono sostanze o associazioni di sostanze che comprendono un elemento che è quello che ha l'azione responsabile dell'azione curativa, chiamato principio attivo, e da uno o più elementi che sono chiamati eccipienti e non hanno alcun effetto terapeutico, ma sono utili per proteggere ad esempio il principio attivo da altre sostanze, favorirne l'assorbimento all'interno dell'organismo, mascherare eventuali sapori o odori sgradevoli del farmaco stesso. L'uso corretto del farmaco è il primo passo per garantire la sua sicurezza ed efficacia. L'uso non corretto del farmaco, oltre a non dare benefici alla salute, può anche produrre dei danni anche gravi all'organismo. E pertanto è importante conoscere l'indicazione terapeutica per cui si assume un farmaco, le dosi, le modalità e i tempi di somministrazione, informazioni contenute all'interno del foglietto presente nella confezione. È importante anche sapere le interazioni con altri farmaci, oltre che con il cibo e l'alcol. In caso di dubbi, il cittadino deve contattare il suo medico curante, che è quello che conosce la sua storia clinica e può dargli quindi risposte adeguate e complete. Possiamo dire che l'uso o quasi l'abuso degli antibiotici, ma non solo a livello del territorio ma anche in ospedale, ha creato il fenomeno delle resistenze, cioè quel determinato germe diventa resistente all'antibiotico e l'antibiotico non ha più alcun effetto. Per cui il consiglio che posso dare è di utilizzare l'antibiotico solo su prescrizione del medico e soprattutto l'antibiotico specifico va dato su specifica prescrizione o dello specialista o del medico di medicina generale, ma assolutamente non vanno presi gli antibiotici di propria iniziativa. Il farmaco non si sostituisce a corretti stili di vita. Per mantenersi in salute la prima regola è quella di seguire corretti stili di vita, vale a dire mangiare in modo equilibrato e sano, svolgere regolare attività fisica, mantenere un peso forma, evitare cattive abitudini come può essere il fumo. È importante la modalità di conservazione. La maggior parte dei farmaci devono essere conservati a temperatura non superiore a 25 gradi, vale a dire temperatura ambiente, in ambiente asciutto, al riparo dalla luce e comunque sempre lontano dalla portata dei bambini. Vi sono alcuni farmaci che devono essere conservati in frigorifero. Le modalità di conservazione sono sempre riportate comunque sulla confezione del farmaco. È anche importante non fare scorta di farmaci perché oltre ad essere uno spreco può essere potenzialmente pericoloso in quanto il farmaco può degradarsi per cattiva conservazione o perché scade e poi nel tempo può capitare che la terapia debba essere variata e quindi il farmaco con cui si è in cura non è più necessario per la terapia abituale. È importante controllare anche la scadenza dei farmaci, per alcuni prodotti la validità inizia a decorrere dal momento in cui viene aperta la confezione, questo è il caso ad esempio dei colliri e degli sciroppi.
la data di scadenza è comunque riportata sulla confezione del farmaco ed è importante controllarla. I farmaci sono dei beni prodotti e concepiti per tutelare la vita e la salute delle persone. Tutti i farmaci in commercio sono efficaci e sicuri pur possedendo una potenziale tossicità. È importante sapere che quando si deve così immettere sul mercato un nuovo farmaco, se ne deve valutare le proprietà e quantificare il rapporto rischio-beneficio che ne deriva dall'assunzione. Pertanto la molecola candidata a diventare nuovo farmaco deve essere sottoposta a numerosi studi per una durata che va da 7 a 10 anni. Ma durante la fase sperimentale non sempre vengono messi in evidenza tutti gli effetti indesiderati che potrebbero verificarsi con l'assunzione del farmaco. Pertanto è importante segnalarli nel caso in cui si manifestassero. Le cause possono essere diverse, intolleranza a un componente del farmaco, il sovradosaggio, vale a dire l'assunzione di quantità elevate, possono produrre degli effetti indesiderati. Pertanto comunicare gli effetti indesiderati dei farmaci aiuta ad aumentarne la sicurezza. In questo può dare un aiuto anche il cittadino che durante una terapia venisse a conoscenza o emergesse un effetto indesiderato del farmaco che sta assumendo può trasmetterlo e comunicarlo. Come? Direttamente al suo medico curante, oppure è possibile che lo comunichi direttamente attraverso la compilazione di una scheda predisposta dall'Agenzia Italiana del Farmaco, la scheda di sospetta segnalazione di reazione avversa per il cittadino, disponibile nel nostro sito internet aziendale, che opportunamente compilata può trasmettere al servizio farmaceutica territoriale dell'azienda di appartenenza.